A 8 giornate dal termine della stagione regolare del campionato di eccellenza, il derby fra l'Arcianese e Ponte Buggianese, vinto dai viola padroni di casa per 2-0, ha dato delle indicazioni importanti, se non definitive, sul futuro prossimo delle uniche due rappresentanti della nostra provincia in questa categoria. La doppietta di Neri Melani ha alzato le quotazioni della squadra di mister Roventini, che al momento sarebbe salva senza dover far ricorso agli insidiosi spareggi. Successo e 3 punti a parte, da qualche giornata la Larcianese sembra rivitalizzata, più solida, un solo gol subito in 4 partite e più concreta. Le prossime 3 gare in casa con Cuoio Pelli e Camaiore e in mezzo alla trasferta di Seravezza daranno risposte più precise. Sono 3 punti infatti importanti per la classifica. Sì, stando un po' ai risultati che abbiamo sentito, insomma, abbiamo recuperato diverse posizioni, però insomma mai sedersi. Domenica abbiamo la Cuoio Pelli in casa, un'altra partita difficile. Godiamocela a questo momento e poi penseremo a domenica. Chi invece, dopo il KO dell'Idilio Shei, ha visto ridursi al minimo le speranze di salvezza diretta è il Ponte, tornato ultimo da solo, a 3 lunghezze dalla penultima e con in più la spada di Damocle dei 7 punti dell'ormai tristemente famosa forbice sulle spalle. Per levarci le gambe, comunque sia, la squadra di Mister Scintu occorrerà una vera e propria impresa. Per il resto i maremmani del Roselle continuano a comandare la graduatoria, ma il Seravezza è a soli 2 punti, mentre sia in zona playoff, per ora 4 squadre in corsa per 2 posti, divise da appena 4 punti, che in zona playout, addirittura 6 formazioni racchiuse in 4 lunghezze per sfuggire dalle pericolosissime 12ª e 13ª posizione, l'equilibrio regna sovrano.